Non credo che si possa arrivare a 200 anni. Non tutti rifatti, dalla testa ai piedi, così, perché arrivare a 200 anni così allora non sarebbe uguale come arrivarci naturalmente, diciamo. I 70, gli 80, cominci a andare un po' indietro, inutile che magari prolungarla fino a 100 anni, che non credo, ecco. È giusto che viviamo la nostra vita anche stretta e lasciamo anche alle altre vivere, mi hai capito? Ognuno ha i suoi tempi, i suoi età. Fino a 200 anni non lo so se lo farei. Forse no, forse è un po' troppo 200. Io quello che penso è che non è tanto essenziale avere una lunga vita media, ma soprattutto una buona qualità della vita, e la scienza sicuramente è fondamentale per questo, è fondamentale dalle piccole alle grandi cose, perché uno scienziato aiuta sicuramente per quanto riguarda la salute, però io credo che aiuta anche molto i ragazzi nel ruolo di educazione proprio che può avere la scienza, perché accende tante piccole lampadine nelle teste dei ragazzi, ma anche degli adulti, e anche, perché no, di quei ragazzi con i capelli bianchi. Futuro Remoto ha proprio questo intento, secondo me, cioè quello di accorciare le distanze tra il laboratorio, gli scienziati e la città.